I temi del lavoro. Nella provincia di Savona si registra un aumento degli incidenti sul lavoro del 15% in un territorio già segnato che, da una crisi che colpisce aziende e occupati. Bianca Scartezzini. Giornata commemorativa delle vittime sul lavoro nella Sala Rossa del Comune di Savona per fare il punto sulla situazione infortunistica sul territorio provinciale della città, che registra nel 2015, secondo i dati INAIL, un aumento del 15% di casi mortali rispetto ai primi 8 mesi del 2014 e una flessione di infortuni del 4,1% con 410.000 denunce rilasciate dai lavoratori dallo scorso gennaio. Va fatto un punto di attenzione su quello che è il comparto maggiormente colpito, in particolar modo si tratta quello dell'industria. Va distinto poi che tipo di infortuni, se in occasione di lavoro o in itinere. Questi ultimi sono quelli che si verificano nel tragitto casa-lavoro. L'80% purtroppo è ancora in occasione di lavoro, in itinere sono circa il 20%. Infortuni che vedono colpiti maggiormente lavoratori di età compresa tra i 45 e i 49 anni per l'87% uomini, mentre il 13% riguarda le donne. In primo piano anche la tutela dei lavoratori infortunati e per quelli che contraggono una malattia professionale. Dobbiamo dire che punti di attenzione si devono avere in comparti che sono quelli, diciamo, storici, in particolar modo l'agricoltura che vede invece un aumento soprattutto delle malattie professionali, quindi questo sarà un punto di attenzione fondamentale anche nei prossimi anni, proprio per cercare di lavorare ad una diminuzione di questo trend.